16 novembre, le associazioni Italia Nostra, il gruppo archeologico Crotoniate, la FILT CGL insieme ad altre realtà del territorio crotonese ricordano presso il piazzale antistante della stazione ferroviaria le 12 vittime dell'incidente ferroviario del 1989. Un ricordo non fine a se stesso, dove ogni volta le associazioni chiedono che le infrastrutture crotonesi siano attenzionate, dalla ferrovia all'aeroporto, per finire alla sanità pubblica. Purtroppo, verificando ogni anno che le cose regrediscono, l'incidente avrebbe dovuto creare un'attenzione rispetto alla nostra stazione ferroviaria di lunga data, perché è stata costruita nel 1874, eppure da quel 16 novembre è rimasto un unico binario, la linea elettrificata non è arrivata, quindi fare memoria è importante perché ci parla della nostra storia, delle nostre vite, ma oggi siamo qui anche perché rivendichiamo il diritto a una mobilità dignitosa, cioè essere qui significa quindi rivendicare un diritto, soprattutto in una terra come la nostra, dove ad alta densità di emigrazione, si emigra oggi per motivi di lavoro, per motivi economici, per motivi di salute, per motivi di studio. Cioè, ognuno di noi, nelle nostre famiglie, viviamo la separazione dai nostri cari, quindi è giusto poter raggiungere questa terra e potersi muovere in questa terra esattamente come ci si muove nel resto d'Italia, anzi io direi nell'Unione Europea, perché ormai lo standard non è più nazionale, è unionale. E quindi si ritorna a parlare di diritto sanitario in una regione dove le infrastrutture sono carenti, lente. Sì, il diritto sanitario, anche quello, il diritto alla sanità pubblica, a una sanità efficiente, in questo caso noi rivendichiamo il diritto, cioè non tanto il diritto formale, perché è sancito, i diritti sono sanciti, abbiamo una bellissima Costituzione, abbiamo i trattati dell'Unione Europea, ma non sono garantiti, ma non vengono esercitati, cioè il diritto non deve rimanere formale, ma deve essere sostanziale. Cioè ci devono mettere in condizione di poter viaggiare, di poter farci curare, quindi la nostra presenza vuole anche esprimere una cittadinanza attiva che lotta. Non basta che i diritti siano scritti e garantiti, oggi dobbiamo lottare perché possiamo esercitarli. Presente il primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, insieme al signor Franco Amelio, marito di Carmelina Pistoia, un insegnante vittima di quel fatale 16 novembre del 1989. Beh, la stazione quest'anno la vedo, almeno il piazzale e il discorso biglietteria e quanto altro, un pochino diversa, più accettabile, diciamo un po' più congrua alla dignità della città, delle persone, di tutti, insomma, ecco, questo sì, lo vedo cambiato, anche perché era una promessa che aveva fatto già il sindaco l'anno scorso, insomma, e credo l'abbia mantenuta, insomma. Ecco. Qui leggiamo in piazza 16 novembre il primo nome, Carmelina Pistoia, sua moglie. Sì, era mia moglie, insegnava a Torre Melissa, dove praticamente faceva questo percorso tutti i giorni, era una pendolare, quindi prendeva il treno per avere la sicurezza di stare tranquilla. Invece col treno la sicurezza non ce l'abbiamo avuta, non l'abbiamo avuta perché praticamente la tragedia è successa, quella che è successa. Insomma. La sicurezza, insomma, di non percorrere la 106 su gomma. Sì, giustamente anche la 106 ionica, perché la 106 ionica potrebbe essere, diciamo che la ferrovia poteva essere quantomeno più sicura, anziché la 106 ionica si preferiva andare sulla ferrovia anziché sulla 106, perché come si suol dire, e la chiamiamo tutti la strada della morte, insomma, è quella che è, sperando che appunto, ecco, con questi nuovi bandi, ecco, pare che possano partire anche questi nuovi lavori e quindi avere una strada più, come dire, confortevole e sicura soprattutto. Veramente con gioia, non perché chi doveva raggiungere un posto di lavoro ed è salito su un mezzo pubblico, e sappiamo che dovrebbe essere la cosa più sicura.